Buonasera a tutti quanti. Domenica 23 aprile, sono le 23. Sono Paolo Pisino, il fondatore del sito del tradingpertutti.com, puntuale come sempre, analisi live dei mercati Forex, indice e commodity per la settimana del 24 aprile 2017. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Euro-dollaro 180 pip di gap, qualcosa di fenomenale, sicuramente dovuto alle elezioni francesi, a questo punto un gap del genere per forza di cose. Sto cercando, io sono long. Di chiudere le operazioni, non mi lascia neanche chiudere le operazioni, continua a darmi mercato chiuso. Porca miseria, peccato perché sono ben oltre il take profit, oltre della bellezza di 122 pip rispetto al TP. Vabbè, speriamo che mi lasci chiudere queste operazioni. Scusate un attimo di questo. Allora, partiamo con, vabbè, intanto il TP c'è, se torno indietro mi chiude il TP, nessun problema. Partiamo come sempre con l'analisi ciclica, quindi del mercato. Vado a riattivare qui, perfetto. Adesso euro dollaro. Ok, non avendo fatto il refresh. Ok, allora, per quanto riguarda euro dollaro, beh, adesso questo gap di 180 pip ha praticamente un attimino sporcato tutto il mercato, perché come si fa a fare una previsione? È impossibile dopo un gap del genere, lo dicevo anche forse venerdì, che si sarebbe tutto quanto comunque poi dovuto vedere se è anche a te. Guarda, io non voglio dire, secondo me sono i broker che non lasciano chiudere le operazioni in profitto. Poi magari no, ma un po' di dubbi ce l'ho su questo fattore. Non è il broker che uso di solito, è un altro, è quello del diario che non mi lascia chiudere l'operazione. Gli altri sì, me l'hanno fatta chiudere, mi hanno preso il take profit, infatti sono contento perché mi ritrovo veramente a dei valori molto alti. È crollato USD messicano, vabbè, messicano ci stava che crollasse perché si è salito l'euro, maledizione, però questa cosa mi fa un po' girare l'anno. Vabbè, torniamo noi perché sennò perdo tempo e vi faccio perdere tempo. Allora, euro-dollaro, beh, guardate, si fa presto, previsione non se ne fa. Perché non è assolutamente possibile fare una previsione con un gap di 180 pip ed oltre, quindi bisognerà aspettare assolutamente che il prezzo rientri per poi prendere delle decisioni. Da un punto di vista ciclico, scusatemi la composite line, da un punto di vista ciclico io mi aspettavo una continuazione ribassista perché ho la chiusura dei cicli. Non lo so, Bibop, il motivo per cui non facciano chiudere, non te lo so. Per me ti dico, ecco, adesso me l'ha fatta chiudere. L'ho chiuso adesso. Sono riuscito. Prova un po', magari riesci anche tu a chiudere l'operazione adesso, probabilmente. Forse non trovavano le controparti per poter chiudere, però sono riuscito a chiudere anch'io. Ok. Anzi, aspetta cosa vi dico. Anche New Zealand CAD, ma New Zealand CAD mi va a pare. Ok, perfetto. E, vi stavo dicendo, euro-dollaro. E da un punto di vista ciclico lo davo assolutamente al ribasso, gap su euro-dollaro 180 pip. L'ho scritto a me ragazzi prima che la preapertura era prevista con 170 pip di gap e infatti li ha mantenuti. Non so se conoscete, basta andare, guardate, ve lo faccio vedere questo sito, non è pubblicità tanto, perché comunque Reuters di certo non è pubblicità. Andate qua, vi scrivo anche l'indirizzo, ve lo allego. Già un'oretta prima dei mercati ci sono i valori di preapertura ed era previsto esattamente al prezzo. Ok, ve l'ho messo lì in chat, esattamente al prezzo a cui poi ha aperto. Euro-dollaro, ovviamente i mercati saranno chiusi. Però vi dà un'idea di quelli che possono essere i movimenti e le aperture per anche un'analisi, diciamo, futura. Comunque, torniamo a noi. Già c'è stato un po' di movimento, quindi. E è meglio chiudere, cioè iniziare a parlare dell'analisi, se no va a finire che a mezzanotte siamo ancora qua. Quindi
che parliamo del gap, ok? Allora, per quanto riguarda il euro-dollaro, io come vi dicevo, mi aspettavo e mi aspetto comunque, nonostante il grande gap che c'è stato e che abbiamo visto, comunque una continuazione ribassista. Allora, da un punto di vista ciclico, lo vedete, abbiamo la chiusura di molti cicli qua. Questi quattro pallini che vedete sono sostanzialmente la chiusura del ciclo a 80 giorni, del ciclo a 40, del ciclo a 20 giorni e siamo anche nella fase di ribasso del ciclo a 23 settimane. Da un punto di vista prettamente numerico abbiamo un ciclo a 20, 18 settimane a mensili, cioè 18 mesi al rialzo, un ciclo a 40 settimane al rialzo, quindi possiamo attribuire un valore più 2 per quanto riguarda il rialzo, però poi abbiamo 1, 2, 3, 4 cicli che sono invece al ribasso. Se facciamo una normale, diciamo, sottrazione, vediamo che abbiamo ancora una spinta ribassista del dollaro, tutto sommato, euro-dollaro abbastanza marcata. Però ripeto, il gap che vediamo, che abbiamo visto, chiaramente fa un attimo saltare tutti i piani. Non fate la stupidaggine di mettervi short, lasciatelo ai fenomeni di Facebook, questa cosa qui, perché tra poco ci saranno tutti i fenomeni di Facebook, quelli che non dimostrano mai niente, che vi diranno che sono entrati short esattamente all'apertura e hanno preso 200 pip di guadagno e si faranno belli. Non fate questi errori qua perché sono come si chiama, degli abusi, a mio avviso, di sindrome di Dio e alla lunga portano a massacrare il vostro conto, quindi a distruggere anche la vostra stima da un punto di vista sia personale che di trader. Se eravate long, bravi, come siamo stati noi, abbiamo preso un gran bel profitto, più del doppio rispetto a quello che abbiamo previsto. Io, Natalia, starei tranquillo comunque sul CHF, sul messicano. Non starei sereno. L'apertura è proprio solo e esclusivamente dovuta al movimento dell'euro, siccome un po' tutto il gold probabilmente ha aperto in gap, c'è tutto il dollaro aperto in gap rialzista. Mi fa strano che il messicano, anziché aprire, beh sì, è giusto, è vero, è normale perché l'USD/JPY lavora al contrario. Oh, c'è entrato anche il gold, mi sa. No, non c'è entrato il gold. Ah, qua, il gold aprirà, guarda, il gold ci dovrebbe aprire con un gran gap ribassista, sai, Natalia, presumo. Quindi mi sa che andremo direttamente, probabilmente, ma mi sa che non ci segue l'ordine. Peccato che USD/JPY abbiamo tolto l'ordine pendente al rialzo, se no saremmo entrati. Ma meglio perché tanto secondo me si rimangia tutto, quindi massima attenzione. Questa è speculation e basta, non è niente di che speculazione. Torniamo comunque a euro-dollaro, perché sennò poi chi guarda la registrazione si stufa. Quindi dicevo, per me rimane ancora assolutamente una condizione ribassista per quanto riguarda euro-dollaro. Quindi da un punto di vista ciclico mi aspetto ancora un euro ribasso, ovviamente la giornata di oggi è saltata, nel senso che questo gap ci fa sballare tutto. Di certo non vado a prendere uno short su un livello orizzontale, per me è un livello interessante, che rimarrà interessante comunque per cercare poi delle operazioni al ribasso, euro-dollaro, ovvio che qui le elezioni hanno influito, resta a questo punto, rimarrà quello che doveva essere il livello per il rialzo. Io avevo dato il livello per il long, avevo dato 1,0809. In realtà adesso questo qui diventa il livello per andare a cercare le prime operazioni al ribasso, poi le seconde operazioni al ribasso, quelle più corrette, si andranno a mio avviso a cercare poi con la rottura di 1,0729. Quindi io direi, se rimane assolutamente fermi, immobili, non si fa nulla fino a quando il prezzo non rientrerà. Anzi, i miei ragazzi sul foglio Excel scrivo short con la rottura di 1,0729. Scrivo comunque anche lo short con la rottura di 1,08 e 09, cosa che però sconsiglio di fare. Operazione a rialzo, niente, assolutamente non do indicazioni per un'operatività a rialzo, perché ripeto, bisogna aspettare che il prezzo riassorba questo movimento per vedere se riassorbirà il gap. Brava Natalia, io l'avevo tolto l'ordine pendente su USD/JPY invece. Vabbè, comunque. Che cosa ci conforta? Che la ciclica ci aveva dato ragione anche a sto giro qui, al di là del gap, che non potevamo saperlo, perché poteva aprire il contrario e buttarci fuori e farci prendere gli stop. Però ciclicamente ci stava questo long. Adesso non ho seguito i primi scrutini come sono, quindi vabbè, fa niente, non ci interessa in questo caso. Brava comunque Natalia per il tuo long. Andiamo a vedere il cable, GBP USD. Aperto con un leggerissimo gap già riassorbito. Il gap di GBP USD lo vedete, già stato, non so perché non mi si è collegata la piatta. Boh.
non si è collegata alla piattaforma. GBPUSD detto aperto con un piccolo gap, con un gap di 27 pip già prontamente riassorbito, quindi possiamo mantenere un'analisi per quanto riguarda GBPUSD CAP. Anche per quanto riguarda, detto GBPUSD CAP, per quanto riguarda il cable, anche in questo caso vedete abbiamo, guarda, do una riduzione dello zoom perché è molto importante riuscire a vedere che abbiamo un ciclo più grande, il ciclo a 18 mesi che è una fase di rialzo, però poi abbiamo 1, 2, 3, 4, cioè loro fa chiusura di conclusione, quindi anzi 5 con il ciclo a 20 giorni guarda GBPUSD, io mi aspetterei la possibilità di andare a cercare operazione a ribasso. Operazione a ribasso che però vado a mettere la futura linea di demarcazione a 20 giorni, che è lo strumento che utilizzo per entrare al mercato. Vedete che però siamo lontani perché c'è stato il candelone del 18 di aprile, che chiaramente anche qui ha sporcato completamente i grafici, rendendoli abbastanza difficili da poter analizzare. Però ripeto, io mi aspetto ancora adesso e sono ancora dell'idea che ci sia la possibilità di andare a cercare operazioni a ribasso per quanto riguarda il cable. Tra l'altro vedete che il prezzo si sta appoggiando su questa valida trend line, quindi su questa trend line ciclica a 13 giorni. Andiamo a vederlo comunque sulla MetaTrader. Sulla MetaTrader lo vedete anche in questo caso, il segnale di ribasso con la rottura della futura linea di demarcazione azzurra, che però è molto lontana da un punto di vista semplicemente di livelli orizzontali, che mi danno ancora l'idea della possibilità di andare alla ricerca di operazioni al ribasso fino più o meno fino a domani. Si potrebbero anche cercare operazioni a ribasso con la rottura di 1,2731, a mio avviso. E invece operazioni al rialzo le andrei a valutare con la rottura. In questo caso lo possiamo tranquillamente segnalare perché alla fine il gap è stato davvero molto molto basso di 1,28,61. USD Yen. Ok, per quanto riguarda USD Yen, ecco, USD Yen un altro cambio. Bravi quelli che erano long, però in questo momento non si può fare una previsione per quanto riguarda USD Yen perché l'apertura in gap è stata notevole, anche in questo caso di 100 pip, quindi vedete che ha sporcato completamente il grafico. Allora, ci tengo a dirvi una cosa: quando si forma un gap, e un po' mi riallaccio al discorso di prima, non andate a lavorare sulla sua chiusura. Volete farlo, fatelo per carità, entrate con il minimo sindacale, un micro lotto stop loss corto. Se vi va a profitto, avete preso, diciamo, un terno al lotto, perché comunque non è scritto da nessuna parte che un gap si debba chiudere velocemente. Possono rimanere aperti mesi i gap. Abbiamo avuto la dimostrazione su GBPUSD un po' di tempo fa, non ricordo bene quanto, che ci ha messo una vita a chiudersi il gap, il prezzo continuava a avvicinarsi ma non lo chiudeva mai. Quindi non fate questo genere di operatività. In questo caso, tra l'altro, vedete che il gap dove si è andato ad aprire, si è andato ad aprire esattamente sopra a un livello orizzontale. Facciamo un po' di pulizia perché sennò per l'ennesima volta non si capisce nulla e tracciamo i livelli meglio. Ok. Così li vediamo meglio. Vabbè, questi due fastidio non danno. Sto ricevendo un sacco di messaggi dai ragazzi del mio gruppo, che avranno tutti quanti visto le operazioni in euro dollaro andare in profitto, probabilmente. Anche New Zealand CAD sta ricominciando la sua salita. Bene, bene, lì riusciamo forse a farla correre con l'operazione lì. Un terzo, due terzi, l'abbiamo già chiusi. Dicevo, il USD Yen è andato ad aprire, lo vedete sopra a questa resistenza. In realtà siamo all'interno di questo piccolo canale che si è venuto a formare perché questo è un altro livello importante, quindi bisogna fare tanta, tanta attenzione. Io direi che anche per quanto riguarda USD Yen mi limito a darvi delle indicazioni dal punto di vista ciclico, quindi quello che ci potremmo aspettare da parte del prezzo dal punto di vista ciclico per Ellie, per chi è abituato a seguirmi, io non voglio lasciare i livelli giusto per fare, diciamo, scusatemi il figo, ok? Se non ci sono, secondo la mia logica, possibilità di fare trading in sicurezza, per quanto possa essere sicuro il trading, lasciamo stare, io non lo faccio. Quindi anche voi non rilascerò i livelli. Però sappiate che dal punto di vista ciclico è molto interessante la situazione perché abbiamo, come vi dicevo, una condizione ciclica davvero interessante con un solo ciclo,
che ci dà un'indicazione rialzista, quindi una spinta al rialzo, ben 1, 2, 3, 4 cicli che invece ci danno in asso, 5 con il ciclo a 20 giorni, quindi USD/JPY continua a rimanere ribassista della mia operatività e quindi questo genere di operazioni care. Le mie operazioni ribassiste davano come possibile ingresso al mercato, lo vedete, a livello di 1,3, perché comunque io aspetto la rottura della futura linea demarcazione, molto probabilmente verrà rinviato di 1 o 2 giorni, quindi i livelli che potrebbero essere interessanti, beh, un livello interessante potrà essere secondo me comunque 1,2658. Andiamo un po' a vedere di qua che cosa e se corrisponde a qualcosa. Sono su USD yen qua, no? Era ancora su GBP USD, porca miseria, vi chiedo scusa ragazzi. Mi ero accorto che qui non avevo cambiato il grafico, tutta la situazione su USD yen. Vi chiedo ancora scusa, ragazzi, per questo errore. Sono ancora guardando i grafici, è il bello della diretta. Capovolgo tutto, nel senso che USD, infatti, ero lo yen, la tendenza in questo caso, da un punto di vista ciclico, è rialzista. I livelli di ingresso che avevamo già segnalato, che comunque fornisce lo strumento che utilizzo per la mia analisi ciclica, sarebbe la futura linea di demarcazione. Quindi questa sera l'ingresso long poteva essere 129,48. Beh, chiaramente non lo potrò più prendere perché è salito di 129 pip. Quanto era lo stop? Era 180, beh, avremmo già ridotto euro yen 380 pip. Porca miseria, porca miseria. Grazie dell'indicazione. È una serata così, questa con i super gap. Quindi domani vacanza, ragazzi. Mi raccomando, io domani farò l'analisi intraday. Poi tutto il giorno non aprirò un grafico. Vacanza, mi godo i TP che ho preso su euro dollaro e nulla. Se ne riparlerà poi quando i mercati si saranno calmati. Comunque. Tornando al nostro USD/JPY, un bel livello. Cara, a questo punto dell'operatività sarà solo esclusivamente quando appunto il mercato rientrerà nei suoi ranghi, quindi quando avrà ripercorso i suoi 100 pip. Quindi io credo, boh, penso che un paio di giorni, se ci sarà il riassorbimento, dovremo vedere riassorbire il gap. Però USD/JPY, lo vedete, dal punto di vista ciclico, siamo all'inizio di un nuovo ciclo, una serie di cicli da 70 giorni, quindi ci può anche stare che in realtà non recuperi, che quindi continui a questo suo gap continui nella sua, diciamo, nel suo ampliarsi, perché appunto da un punto di vista ciclico sicuramente abbiamo più di una probabilità che il prezzo salga, perché abbiamo 20 settimane che ha rialzo, un ciclo a 80 giorni che è in una fase di rialzo, abbiamo in una fase ribassista soltanto un ciclo a 20 giorni, quindi una spinta tutto sommato non elevatissima dal punto di vista di ribasso, anche se possiamo considerare tendenzialmente neutrale da un punto di vista ciclico il mercato, perché in realtà abbiamo, vedete, il ciclo a 19 mesi che comunque è rialzista, ma ancora è la spinta di passa, abbiamo un ciclo a 40 settimane invece che al ribasso, quindi andiamo un po' a vedere che genere di, ecco, i cicli comunque sono nella loro fase conclusiva, sono ancora tutti quanti ribassisti, vedete quando il ciclo, quando qui mi segnala rosso, vuol dire che i cicli sono ancora tutti nella loro fase di chiusura, stanno però girando al rialzo, quindi sostanzialmente siamo in una fase di neutralità, motivo per cui potrebbe anche non chiudere USD/JPY. E mi sa che stasera di livelli ve ne potrò dare davvero pochi, quindi anche qua sono costretto a mettere zero. Però l'etica mi porta a comportarmi in questa maniera, naturalmente. New Zealand USD. New Zealand USD è scomparso da qua. Ma che caspita è successo? Devo andare a riprendere. New Zealand USD non c'è più. Probabilmente anche i broker hanno dovuto cercare liquidità prima di poter aprire le posizioni, farci. Dove me l'ha messo adesso il New Zealand USD qua? Allora, New Zealand USD ce l'ho di solito dopo USD Yen, quindi qui.
New Zealand USD ha aperto con un gap quasi inesistente, ok? 12 pip, quindi possiamo fare un'analisi tranquillamente. È osceno, come è sempre stato osceno New Zealand USD in questi ultimi periodi. Lo andiamo comunque a vedere. New Zealand USD. Ok, sono proprio un po' confuso. Vediamo se ce l'ho aperto dall'altra piatta, però. Ok, facciamo di farlo subito l'analisi. Buonasera anche a Francesco. Mentre fa l'analisi ciclica, lo vado a tracciare i cicli anche sulla piattaforma. Ok, direi che è evidente che abbiamo cicli da circa 60 giorni, quindi cicli nominali da 80 giorni. Guardate la precisione. Ok. Andiamo un attimo a mettere al ribasso, però questo qui non è più un ciclo ribassista, però adesso l'ho tracciato per avere la conferma che i cicli sono da 60, quindi lo vado a ritracciare anche sulla MetaTrader, ok? Gli do un'inclinazione rialzista perché rimane rialzista sicuramente, quanti minimi sono più alti. Ok, perfetto, però il prezzo è evidente che si sta decisamente, ma decisamente riducendo da un punto di vista della sua volatilità, in quanto è contenuto in 200 pip da ormai 40 giorni. Però vedete che sta seguendo molto bene l'andamento ciclico. Andiamo a tracciare i livelli di supporto e resistenza perché qui possiamo assolutamente lavorare. Non ci sono stati scossoni. Allora, da un punto di vista ciclico, ok, anche qua ci siamo. Nusino USD. Perfetto, da un punto di vista ciclico andiamo a mettere gli archi così riusciamo a evidenziarlo bene. Allora, siamo sicuramente in una fase rialzista per quanto riguarda i cicli a 19 mesi, a 45, a 45 settimane, quindi ciclo nominale da 40 settimane, ma siamo nella fase di chiusura del ciclo a 80 giorni, che è quello che io tendenzialmente utilizzo per lavorare, nella fase di chiusura a 30 giorni. In realtà non è qui, solo che non ho fatto il refresh della MetaTrader perché la piattaforma è collegata con la MetaFresh per poter caricare il grafico che di là non avevo ancora inserito. E siamo anche nella fase di chiusura, un ciclo a 20 giorni. Tutto sommato direi una fase di completa lateralità, però lavorando un ciclo 80 giorni, in realtà a me sta per venirsi a generare un segnale ribassista per quanto riguarda New Zealand USD. Andiamo a mettere la futura linea della marcazione, esatto, lo vediamo molto bene, veramente molto bello come possibile segnale. Non mi dà la rottura, me la dà molto in basso. In realtà sì, ci sta, in realtà la rottura attualmente qua. Mi aspetto eventualmente, spero anzi, che rimanga ancora un pelo laterale per poter andare a prendere un segnale di ingresso un pochettino più in alto. Quindi andare a prendere magari all'altezza del prezzo di più o meno 0,70 per quanto riguarda New Zealand USD. Però in realtà se andiamo a prendere i livelli, nel mio caso non riuscirò probabilmente a entrare al mercato. Allora, sì, vedete che abbiamo la conferma della chiusura, siamo nella fase di chiusura di questo ciclo a 30 giorni. Ciclo a 30 giorni vuol dire in questo modo. Questo è il ciclo a 30 giorni, scusate, è bruttissimo, però vi rende l'idea. E questi sono i due cicli a 15 giorni, ok? Quindi vedete che siamo nella fase chiusura, per chi ha visto il webinar venerdì, siamo nella fase di chiusura di questo primo ciclo, di questo anche ciclo più grande a 60 giorni, quindi ci sta andare a cercare a posizionare in basso. Poteste cercare in due maniere. La prima, con la rottura di 0,6980, potrebbe essere un buon livello. E invece la seconda potrebbe essere la tenuta di questo livello orizzontale di 0,7047 che darebbe comunque la possibilità di lavorare una sessantina di pip. Certo che sono un po' pochi da lavorare 60 pip in daily, però siamo anche, diciamo, aiutati dal fatto che il prezzo è proprio incollato nella resistenza, quindi si può anche mettere magari uno stop di una quarantina di pip e avere comunque un rischio rendimento superiore a 1 a 1. Quindi vado a inserire anche sempre per uno short 0,7047 con la sua tenuta,
e comunque non possiamo non considerare un eventuale ingresso al rialzo con la rottura di 0,70 e 47. Io ripeto, andò comunque ad aspettare di cercare l'opportunità ribassiste per quanto riguarda il New Zealand USD, perché la metodologia di analisi ciclica mi dà assolutamente indicazioni di andare a cercare operazioni short quando il prezzo mi andrà a rompere questa linea, come vedete, che è la futura linea di demarca, che potrebbe succedere anche domani, anche se un po' lontano, oppure perché no, anche dopodomani potrebbe andarmi a prendere la chiusura, ecco che siamo anche qui, potrebbe andarmi a prendere la chiusura tranquillamente e darmi magari delle belle soddisfazioni, perché c'è tempo per i ribassi fino al 5 di maggio, 15 giorni buoni di possibile indicazione ribassista per quanto riguarda il mattino di USD. Andiamo adesso a vedere EURGBP. Immaginavo che avesse aperto con un gap disumano. Eravamo qui, c'era da andare a cercare posizione a rialzo. EURGBP, ovviamente, adesso direi che si è tagliati completamente fuori, non si può assolutamente andare a cercare. Ok, dicevo, non è possibile andare a cercare, dovrei riavviare la piattaforma. Operazioni al rialzo sull'EURGBP dopo questo gappone, con che gap aperto 130 pip EURGBP. Da un punto di vista ciclico non avrebbe neanche peccato, che gran peccato. Vedete, dal punto di vista ciclico qui mi avrebbe generato operazioni a rialzo. Esattamente, questo era il livello. Esattamente qui il livello dove sarei entrato a rialzo, quindi con la rottura della futura linea di demarcazione al prezzo di 0,85 e 14, ha aperto a 0,85 06. Beh, non l'ha preso, quindi allora EURGBP dovesse riassorbire, io continuerò a essere rialzista, quindi in questo caso vi do l'indicazione, tenete solo presente che sarà valida solo se il prezzo tornerà indietro, ok? Se il prezzo mi va a tornare indietro e mi chiude il gap, o comunque rientra sotto al livello di 0,8470, 0,8470 rimarrà un bel livello per cercare operazioni a rialzo su EURGBP. Anzi, me lo vado a segnare anche sull'agenda. Vi chiedo scusa un secondo al volo. Dove è finita la penna? EURGBP, vabbè, me lo segno dopo, non ho neanche... Eccola qui. Lo segno dopo e... Quindi EURGBP long con la rottura di 0,8470 e short lo valuterei solo ed esclusivamente, ma ci penserei tante, tante, tante volte, con la rottura di 0,8303, quindi comunque fra 180 pip. Perché? Perché non vado a lavorarmi la chiusura di un gap. Io lascerei stare l'eventuale rottura del livello di 0,8470 per cercare operazioni al ribasso. Ok? Andiamo a vedere il DAX. Ah, domani DAX chissà dove aprirà. Non oso neanche immaginare il gap che avrà il DAX, idem l'indice italiano. Io ho dato lo short ancora per qualche giorno disponibile. In realtà, nell'analisi che ho pubblicato prima, che potrete vedere poi domani mattina, in realtà no, ho dato tutto long perché comunque siamo alla fine dei cicli. Ho detto non prenderei a destra, prenderei operazione a rialzo, anche se spazio per un movimento a ribasso c'era ancora. Però non lo andrei sicuramente a prendere, anzi, visto che ce l'ho qua, andiamo a vedere un attimo proprio velocissimamente, poi passo al DAX, al Gold, al Crude Oil. Vedete che siamo proprio ormai a ridura di veramente tanti cicli. Queste, ragazze, l'analisi ciclica, ok? L'analisi ciclica si fa con gli strumenti di Aast, con gli archi temporali ciclici, non con gli oscillatori o con qualche altra diavoleria diciamo, di indicatore. Si può sicuramente utilizzare il batter plan di Migliorino perché i suoi studi comunque sono stati basati sull'analisi di Aast, quelle sono le analisi cicliche, tutto il resto non è analisi ciclica. Quindi vi invito a studiare il libro di Aast e di Migliorino per imparare l'analisi ciclica o perché no, venire anche a dare una sbirciata al programma Trader. Quindi dicevo, vedete che abbiamo la chiusura, siamo in chiusura di tantissimi cicli, cicli da 20, 22 settimane, 80 giorni, 40 giorni, 20 giorni, addirittura il ciclo 8 giorni, quindi abbiamo tutto che ci dice long. Ok? Gli unici cicli che abbiamo in una fase di rialzo, l'unico ciclo in realtà è un ciclo a 50, 51 settimane, che è poi un ciclo lineare a 40 settimane, quindi abbiamo una spinta rialzista molto molto elevata e il ciclo potrebbe essere già anche terminato in realtà. Quindi
Se andiamo a vedere una semplice conformazione grafica, beh, quello già ci sta dicendo il grafico, che comunque questo potrebbe essere il minimo assoluto, quindi i minimi che si dovevano chiudere indicativamente, la data del 24 aprile, qui stiamo, gli sto facendo un regalo in più del MIB, in realtà potrebbe essere stato già toccato nella data del 18 di aprile 2017. Quindi io mi aspetto di andare alla ricerca di operazioni al rialzo, lo vedete, me lo segnala anche già il tool. E per la ciclica al prezzo di 19.520, questo potrebbe, anzi, sarà sicuramente un mio segnale d'ingresso. Beh, domani, a meno che non ci sia l'apertura con un super gap, che allora mi vada a vanificare completamente la possibilità di entrare al mercato. Quanto riguarda invece, andiamo a vedere adesso il gold. Andiamo a vedere il gold qui. Gold non è ancora aperto, bisogna vedere anche qua. Io mi aspetto un gap a questo punto sul gold, se è un po' difficile da lavorare. Un'analisi lunga, forse un po' pasticciata. Allora, vediamo un po' di. Scusatemi, non sto capendo più niente. Ho bisogno di un grafico pulito. Ci sono 1 miliardo di trend line. Ah, ok, perfetto. Andiamo a tracciare livelli di supporto e resistenza. Poi andiamo a dare un'occhiata ciclica e poi bisognerà vedere quando aprirà, come sarà piazzato. Andrei a mettere qui. Qui è più che altro un'area più che. Ok. Trendline, piazziamo una qui. Questa è trendline normale. Le trendline cicliche ce le ho tracciate naturalmente qua. Questo è il gold. Allora, il gold è in una fase di neutralità. Perché? Lo si vede sicuramente già ad occhio che è in una fase di neutralità. Tolgo un attimo le trend line. Perché abbiamo un ciclo, due cicli sono al rialzo, quindi il ciclo ha 19 settimane. Poi abbiamo ciclo anche al rialzo da 13 settimane, un ciclo nominale da 20 settimane. Poi abbiamo al ribasso invece cicli da 90 giorni, da 40 giorni, da 20 giorni. Nominale quindi 58, 31 e 18 giorni. 3, 3, 0. Quindi tre cicli al rialzo, tre cicli ci danno 0, non ci danno possibilità dal punto di vista ciclico di entrare al mercato. Per questo che al mercato infatti non ci entro, perché non ho un valore attribuibile interessante al gold, anche se il ciclo 80 giorni, che è quello che io tendenzialmente lavoro, mi sta per generare un bel segnale al ribasso, che sarà la rottura della futura linea di demarcazione. Vedete che mi segna anche un eventuale target non buono, perché avrei un rischio rendimento sicuramente sfavorevole. Addirittura invece la piattaforma mi suggerisce di prendere posizione al rialzo in questo caso, perché appunto non essendoci neutralità mi dà una posizione al rialzo, lo vedete, a 1.288 e al ribasso addirittura a 1.249. Io chiaramente, seguendo le regole dell'analisi ciclica, non vado a prendere operazioni. Per chi vuole invece lavorare sui livelli orizzontali, beh, sui livelli orizzontali, tenendo presente e considerando solo un ciclo e basta, quindi ciclo a 60 giorni, che è questo ampio, e quindi i suoi sottocicli, in questo caso un ciclo a 33 giorni che sta per diventare rialzista, potrebbe prendere in questo caso. Chi appunto vuole fare questo genere di operazione, 1.295,52 come livello per cercare operazioni a rialzo, il 295,52, e invece per chi vuole, ho scritto 12.000, 1.295, invece per chi vuole prendere posizione a ribasso, andrei a cercare con la rottura di 1.273,14. Però ripeto, se mi date ascolto, lasciate stare, non fate neanche le operazioni. Io lavoro da un punto di vista ciclico e Francesco, come si dice, al doppio massimo, doppio minimo, credo un po' poco, nel senso che ormai il mercato queste cose bene o male le sa, quindi una breccata di un livello sì, ma un doppio massimo, un doppio minimo, aspetto sempre delle altre indicazioni. Ci sta come livello, sicuramente è un livello importante. Quello che vediamo, però da un punto di vista ciclico non c'è tendenza. Poi cerchiamo di ricordarci una cosa, c'è questa grandissima tensione, Francesco, tra gli Stati Uniti,
la Corea del Nord e quindi anche indirettamente Cina e Russia. Il gold ovviamente è un bene rifugio, quindi basta che succeda la minima cosa e possiamo vederci il gold partire alle stelle oppure crollare di brutto, per intenderci. Quindi io farei davvero tanta attenzione sul gold. Per carità, in intraday è sicuramente lavorabile, perché comunque si dovrebbero riuscire a fare trade più veloci, però il rischio io lo lascerei lì il gold, tanto non è che chiuderà domani. Quindi se non ci sarà la terza guerra mondiale avremo un bel po' di anni per poter tradare il gold, ma al momento veramente lo lascerei stare. I livelli però da poter lavorare sono sicuramente quelli lì. Veniamo adesso al crude oil, così poi ci salutiamo. Il crude oil. E te pensa che questa cosina qua è completamente gratuita? Completamente gratuita, e lo so che sto portando denaro a un sacco di persone, lo so, ne sono consapevole, è tutto gratuito. Eh sì, ho letto di fatica nel ridurre i tagli, infatti, se fanno fatica a ridurre i tagli, in realtà non si fa. Sì, dovrebbe venire giù di brutto. Dovrebbe venire giù di brutto, però fin quando non ci sarà una conferma, rimaniamo nel campo delle ipotesi. Sicuramente siamo nuovamente usciti da questa lateralità che era in risposta al Francesco. Sicuramente ti ricorderai, anche gli altri si ricorderanno. Intanto Natalia, USD messicano, piano piano sta ricominciando a salire. E come si dice? Il petrolio dopo la riunione OPEC di dicembre è rientrato in questa lateralità che andava da più o meno 54,40, 54,50 grosso modo ai minimi di 50,55, anche un pelo più sotto, anche qua possiamo considerare un 49,56. C'è stata la rottura, se ben ricordate, in data 9 di marzo, poi comunque dopo essere rimasto una quindicina di giorni al di sotto di questo livello è rientrato. Adesso siamo sul chi va là, nel senso che qui se rompe viene giù. Se abbiamo conferma, Francesco, di quello che tu hai detto, che ho letto anch'io, beh, allora molto probabilmente rivedremo il petrolio a 46 come primo target e secondo target possibile a 43. Però anche qua bisogna fare attenzione, anche il petrolio è soggetto in questo momento a troppe variabili per poterlo lavorare in maniera serena. Da un punto di vista dei livelli, sicuramente i livelli da poter lavorare sono 49,10 per un ribasso e per un rialzo. Beh, punterei nel vero senso della parola, il rientro del mercato all'interno di questa fascia della lateralità di 50,55. Andiamo a vedere da un punto di vista ciclico come siamo piazzati, poi dobbiamo guardare ancora il DAX, però il DAX è inutile prendere dei livelli che dobbiamo aspettare comunque domani apertura del gap. Il crude oil. Sì, l'ho preso. Ok, crude oil, vedete che lo vedi che ciclicamente è neutrale. Acquista cicli importanti come il 21 settimane, il 40 settimane che sta girando al ribasso, però abbiamo in piena fase di rialzo il 20 settimane, il 57 settimane, che è una fase di neutralità. Andiamo a ingrandire, non qua, grazie Paolo. Andiamo a ingrandire dove c'è il prezzo. E siamo in una fase di chiusura dei cicli a 30 giorni e 16 giorni e 20 giorni, quindi io rimango cauto, nel senso che non ho tra l'altro possibilità di entrare a mercato. Lo short ce lo aveva dato qualcuno dei miei, mi pare che l'abbia anche preso, non ricordo chi lo ha preso lo short qui sulla rottura qua dell'FLD a 20 giorni, quello che è stato, magari Natalia si ricorda. A 43, se sei short, grandissimo, Francesco, è un gran bel risultato quello che tu stai ottenendo. Adesso siamo alla fine comunque di un ciclo a 30 giorni, quindi è anche un ciclo a 20 giorni, che sono quelli che noi lavoriamo, quindi io farei attenzione. Se sei short da 43, rimani. Se a 43 è il target, puoi anche valutare un'eventuale chiusura. Io ripeto, adesso sul petrolio rimarrei un attimo tranquillo, abbiamo due cicli che stanno ripartendo al rialzo. Probabilmente un segnale al rialzo ce l'avrò indicativamente intorno al 26 di aprile. Ok, ragazzi, e vi chiedo scusa se ho lasciato pochi livelli, però come vi stavo dicendo, bisogna guardare il DAX. Come vi stavo dicendo, ci sono state le aperture in gap.
Io sono una persona etica e corretta, non voglio fare il figo e lasciare Liberia a tutti i costi, tutto più perché sono gratis, quindi non vedo perché debba lasciare dei livelli. Se fosse un servizio a pagamento, probabilmente avrei interesse a lasciare 1 milione di livelli al secondo per prendere più denaro possibile, però anche sul servizio a pagamento in realtà non sono così e i miei ragazzi lo sanno. Quindi direi che il DAX aspettiamo domani perché un'apertura in gap me l'aspetto. Quindi magari domani nella mattinata facciamo anche comunque un'analisi daily per quanto riguarda come si dice, prenderei assolutamente subito in esame un'operatività daily. Diceva Francesco, ti ringrazio. Cioè. Ma in realtà questo strumento qua lo colleghi dove vuoi, quindi lo puoi collegare a Metastock, lo puoi collegare ai BID, lo puoi collegare dove tu vuoi. Se vuoi imparare l'analisi ciclica e utilizzare il tool che ho creato io, questa è veramente una piattaforma molto interessante per l'analisi da veri professionisti. Puoi prendere da Metastock, si possono prendere un po' da tutto, da Yahoo. Io lo collego a MetaTrader per quei conti lì, però perché un collega mi ha mandato una mail chiedendomi di dare un'occhiata non ce l'ho, un futures che io non trado, sono andato a prendere i dati di Yahoo, l'ho collegato alla piattaforma, ho fatto l'analisi con quello, quindi in realtà l'analisi ciclica non si è obbligati a farla con la MetaTrader, ok? Ragazzi, vi do appuntamento domani mattina alle 9, mi raccomando puntuali, adesso me ne vado a dormire, ci vediamo domani a tutti quanti voi e una buona settimana di trading, mi raccomando, non fate trading su questo gap, aspettiamo che il mercato si assesti. E aspettiamo che domani ci siano gli esiti definitivi delle elezioni, della prima tornata delle elezioni in Francia, prima di fare, diciamo, stupidaggini. Vuoi, mandami una mail che ti ho scritto qui, Francesco, che magari ti contatto, così ti posso spiegare un po' di cose se ti va. Ciao ragazzi, non vi rompo più le scatole. Ciao ciao, a domani, ciao.